assegnata la Supercoppa a settembre, adesso è tempo di consegnare il secondo titolo della stagione Over 40 targata 2022-2023 con la Coppa Wisp che vede di fronte Edo Bubu e DL Pescara United. Prima finale per i biancazzurri, terzo atto conclusivo invece per i gialloneri del patron di Lodovico dopo le sconfitte nella finale regionale senior 2019 e Coppa Wisp Over 40 2022. Dirige la sfida il signor D'Ecclesia, assistenti Thierry e Camerlengo e queste sono le formazioni. Partiamo da Edo e Bubu di Andrea Imbastaro che va in campo con Segalotti dell'Aquila Pizzuto, Manzo di Fulvio Dragone, D'Angelo, Rullo, Breglia, Diddio e Berardi. In panchina ci sono Lombardi, Comignani, Verrocchio, Dell'Olio, Pallotta, Di Santi e Costantini. Risponde la DL Pescara United allenata da Michele Galanti con Coppola, Boccafoli, Costantini, Spina, Michetti, Satiro, Petaccia, Minini, De Luca, Felaco e Imbastaro. In panchina troviamo Cicchitti, Abbonizio, Di Russo, Fiadone, Liviero, Longoverde e Soncini. Pubblico delle grandi occasioni e coreografia da stadio sugli spalti con i fumogeni che ritardano di qualche minuto il via della finale. Trascorrono poi appena 5 secondi ed il primo contrasto Berardi Boccafoli mette i brividi a quest'ultimo con il numero 7 che ha la peggio ma riparte dopo l'intervento della sua panchina. Minuto 1 e Rullo falcia Petaccia, intervento da Arancione che D'Ecclesia decide di sanzionare con un semplice richiamo verbale. La prima occasione al quinto, punizione di Fera con la posizione defilata che gonfia solo l'esterno della rete. Rullo ancora nel piano della lotta quando atterra Felaco a centrocampo riuscendo ancora una volta a farla franca. Il numero 8 biancazzurro tuttavia paga dazio al giallo quando esagera con parole di troppo e conquista il proprio nome sul taccuino dei cattivi. L'ADL prova a far breccia con una punizione in due tempi di De Luca che Segalotti neutralizza. Minini pareggia il conto degli ammoniti al 21esimo della prima frazione per un'entrata su Breglia. Successivamente la lunga rimessa laterale di Pizzuto innesca Berardi che viene anticipato di un soffio ad un passo dalla gloria. La gestione dei cartellini lascia dubbi lungo l'arco della sfida. L'entrata di Michetti su Breglia, sanzionata con un fallo ma senza provvedimenti disciplinari, innervosisce i biancazzurri guidati da Imbastaro. La prima vera occasione della partita è di Marco ADL. Imbastaro fugge via sulla sinistra e premia l'inserimento di Petaccia. Conclusione a botta sicura, ma Segalotti si traveste da Garella e dice no al vantaggio giallonero. L'avvio di ripresa regala subito un brivido. Pallone rimpallato che diviene campanile e Coppola rischia, trovando però subito la soluzione abbrancando con un sollievo il pallone. Al 12esimo il gol partita. Rullo vuole velocizzare l'azione ma la giocata di prima errata lancia in campo aperto Mario Fiadone. Il numero 77 resiste all'intervento di Dragone, sguardo al centro e servizio per De Luca che da metri zero gonfia la rete col pallone della partita. Festa grande della DL per aver sbloccato una sfida altrimenti complicata e proteste di Edo e Bubu che vengono sconfessate dalle immagini con De Luca dietro la linea del pallone tenuto in gioco da Di Fulvio e dallo stesso Rullo. Fiadone è decisamente in palla, preparazione ottima ma destro poco preciso dal limite dell'area. La risposta dei biancazzurri è affidata a Ugo Dragone. Prima una punizione dal limite controllata da Coppola, poi ennesimo giallo di giornata per fermare la vena propositiva di Fiadone. Sul susseguente piazzato gran sberla di Felaco ma la potenza è nulla senza il controllo. Il numero 77 Fiadone continua a ricamare assist ed imbecca Petaccia che non ha un controllo felice vanificando l'azione. Mister Andrea Imbastaro invece si gioca la carta di Sante ed il numero 18 esplode un gran sinistro dal limite non inquadrando tuttavia lo specchio. Un cross di Diddio che sfila via sul fondo e l'ultimo assalto dei biancazzurri. Finisce 0-1 ed il triplice fischio del direttore di gara fa scoppiare la festa della DL Pescara United, brava ed abile nello sbloccare la situazione di stallo, conservare il minimo vantaggio senza rischiare e cancellare la delusione della finale dello scorso anno. Per Edo e Bubu resta l'amarezza della sconfitta, ma certamente questo finale non pregiudica minimamente l'ottimo cammino percorso in stagione. La DL Pescara United si gode il successo e lo fa con la consapevolezza di aver piazzato il primo tassello di un progetto sportivo in pieno divenire. La gioia del capitano Giacinto Mininni e la fotografia del primo successo Wisp del sodalizio del patron di Lodovico.